Qualche ringraziamento innanzitutto a voi per essere qui, per aver riempito la serata e anche il ringraziamento a Antonella Simula che sta riprendendo in questo momento il Centro Servizi Culturali di Macomer che giustamente fa parte anche degli organizzatori. E come probabilmente saprete il film, diciamo così, è censurato. In che senso? Nel senso che il produttore che ha i diritti del film impedisce la distribuzione, pertanto non lo vedrete mai su internet, nelle televisioni o al cinema. L'unico modo per proiettarlo al pubblico è grazie alla legge sul diritto d'autore che mi consente di proiettarlo in mia presenza senza richiedere un biglietto all'ingresso. In questo modo, in un anno e mezzo, ho fatto circa 60 proiezioni in giro per l'Italia, ma anche all'estero. È stato proiettato a Istanbul. È stato proiettato a Dakar, è stato proiettato a Bengasi, in Libia. E quindi no, è incredibile la coincidenza che ha portato a questa proiezione, peraltro la prima in Sardegna, perché proprio in queste ore, come sapete, io capitano si sta giocando un Oscar a Hollywood e io sono ancora qui con un film, come vedrete, che è stato possibile farlo soltanto a partire dalle testimonianze dirette dei ragazzi, dei migranti schiavi in Libia. Quindi qui non ci sono storie, non ci sono favole, non è una narrazione fiabesca, come io la chiamo, è una narrazione reale fatta dai diretti protagonisti. E credo che ciò che ha disturbato, tra le tante cose di questo film, è quello di aver spezzato il monopolio dell'informazione sulla migrazione, in particolare sulla migrazione dall'Africa e sulla Libia, che era in mano, diciamo così, a un certo gruppo di persone in Italia, e però al di là di tutto penso che sia stato corretto restituire la parola ai diretti interessati, perché a un certo punto mi sono accorto che quello che raccontavano dalla Libia non corrispondeva in buona parte rispetto a quello che veniva qui raccontato. Quindi, se non altro per questo motivo, credo sia stato giusto restituire la parola ai diretti protagonisti. Quindi, questo fa parte un po' dei paradossi dei nostri tempi, però effettivamente questa è la situazione. Quindi, insomma, da Hollywood a Cagliari abbiamo di mezzo tutte le contraddizioni di questa epoca, però noi siamo dall'altra parte, penso dalla parte giusta. Grazie.